Buonasera, amici di Carmelo Borch Pisani. Permettetemi. Siamo radunati qui al 68° anniversario della morte di questo martire, amatore della patria, Carmelo Borch Pisani. L'idea di radunarsi qui stasera è del movimento politico-culturale nel Veneto principalmente, ma non soltanto, il movimento Reazione Nazionale. E in particolare di Roberto Quintavalle, l'animatore di questa serata. Lui doveva parlare qui su Carmelo Borch Pisani, ma sfortunatamente l'altro ieri ha avuto un grave incidente automobilistico e mi ha chiamato dall'ospedale e non poteva, ma lui è qui in spirito con noi. Naturalmente io ho risposto a Roberto che noi tireremo dritto. Ora, questa offerta, questa idea di reazione nazionale, noi, amici di Carmelo Borch Pisani, l'abbiamo raccolta con piacere. Perché è una vergogna che questo giovane dimenticato da noi sia onorato, stimato in Italia, ma non nel suo paese natale. È veramente una vergogna. Ora, dopo Reazione Nazionale, voglio ringraziare sinceramente il comandante di Marina, Paolo Gulminelli, che ha lavorato per anni per la riabilitazione di Carmelo Borch Pisani. Il comandante Paolo Gulminelli mi ha introdotto al professor Stefano Fabei, autore di molti libri, tra cui un libro su Carmelo Borch Pisani, molto ben ricercato, che è stato menzionato, c'è una rivista su questo libro del professor Fabei, nell'aprile della rivista Marittima Italiana. Bella rivista che ha dedicato pagine al nostro Carmelo Borch Pisani, basando l'articolo sul libro di Stefano Fabei, libro che raccomando, si intitola Carmelo Borch Pisani, eroi o traditore? Veramente un bel libro. Ora, il comandante Paolo Gulminelli mi ha introdotto anche con la famiglia di Carmelo Borch Pisani, perché la famiglia di Carmelo Borch Pisani c'è. Italiani alla Basilicata, etnologi, produttori di vino, un vino pregiato, fatto in un modo organico, niente pesticidi, niente additivi, niente. Insomma, un vino prodotto alla vecchia maniera, un vero vino. E guardate il foto del direttore principale dell'azienda, Francesco Pisani,
la straordinaria rassomiglianza a Carmelo Borcipisani. Allora, la famiglia di Carmelo Borcipisani è qui con noi, mi ha telefonato proprio ieri, direttore, mi ha detto noi, tutta la famiglia, sono così orgogliosi di voi e saremo lì in spirito con voi. La bisnonna di Carmelo Borcipisani è la sorella del bisbisnonna del direttore. Erano sorelli, sì? Allora siamo lieti. E la famiglia Pisani ci ha mandato degli esemplari del vino che raccomando che voi l'acquistate, una bottiglia, non per il vino proprio, ma una cosa pregiata come ricordo. Naturalmente, noi sappiamo che Borcipisani, il suo spirito è con noi. E quella fiamma lì, quella candela, significa il suo spirito è presente con noi. E anche il vino, il bicchiere vuoto sulla tavola principale al posto d'onore è per lui. Carmelo Borcipisani è con noi anche. Ora, dopo quella breve presentazione, introduco i l'oratore. Il primo a parlare è un amico, un vecchio amico mio, studioso di storia maltese in relazione con l'Italia. Il dottor Giorgio Peresso, autore, ha scritto un libro chiamato Donati e Calosso a Malta. Parlerà lui e così via. Questo libro è molto, ma molto ben ricercato. Questo libro. Ora sta lavorando sul secondo libro importantissimo che si chiama, intitolato L'enigma dell'italianità di Malta. L'enigma dell'italianità di Malta, perché noi qui a Malta siamo così fortunati di avere queste due culture insieme qui. La cultura anglosassona inglese e la cultura italiana, latina, insieme. Noi siamo così fortunati. Io la chiamo la via del tè questa. In Toscana, famiglie rispettabilissime, alta borghesia e così via, e fanno la via del tè, la cerimonia del tè, ogni giorno al 5 o'clock, alle 5, bevono il tè, non il cappuccino o l'espresso lungo, l'influenza inglese alla Toscana, you see? E noi abbiamo questa possibilità a Malta di ritrovarci la vera europeità del nostro popolo, educando dalla formazione i nostri ragazzini di parlare l'inglese e l'italiano insieme per godere questa cultura, una dualità non opposta ma convergente. Siamo così fortunati noi.